punizione indiretta dal limite dell'area per lo Statte, che ha dunque questa buona occasione su palla inattiva. Bello il colpo d'occhio al Pala Santa Filomena per questa seconda sfida dei quarti di finale. Sul pallone Ortega e Dallavilla, pronta anche Bea Martin in seconda battuta, capitan Nicoletti a dare fastidio in barriera. Dallavilla, attenzione, Martin, esce bene Salinetti, poi Benetti concede l'angolo allo Statte. 2 minuti e 04 sul cronometro, sempre 0-0 qui a Chieti. Attenzione, Dallavilla, Rebbe fa ottimamente la diagonale, anticipa Nicoletti, poi non riesce a impostare la ripartenza a Benetti. Sembra lo Statte a fare la partita in queste fasi iniziali. Ortega, Dallavilla, velenoso lo scarico della Spagnola per la nazionale azzurra, tra l'altro l'autrice del primo storico gol della nazionale italiana femminile nella notte magica del Foro Italico, quel trionfale 5-0 all'Ungheria davanti a oltre 4.000 persone, tutto il gota dello sport italiano. Torna a impostare lo Statte con Ortega, Dallavilla cambia fronte, cercava Bea Martin che però non è partita sullo scarico del compagno, dunque si ricomincia con Salinetti, Perez Pereira, Rebe, anzi Benetti, attenzione, ruba palla Ortega, 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 destro, puntata di un soffio al lato, è la prima grande occasione, se la conquista lo Statte dopo 2 minuti e 45, break di Ortega che si è presentata solo davanti a Salinetti, ha provato il tiro di punta ma ha messo al lato Rebe, cambia fronte per Turetta, dai e vai, ottimo con Perez Pereira, ma il pallone di ritorno è leggermente impreciso. Torna a impostare la squadra di Tony Marzella, ancora un errore, un po' imprecise le due squadre in questa fase iniziale, si stanno studiando. Nicoletti invita un po' alla calma le sue compagne, catechizza Bea Martin il capitano, invita a non forzare gli appoggi, a giocare in sicurezza. Rebe, la pressa forte Ortega, si appoggia sul portiere Salinetti che tenta di servire Giorgia Benetti, l'operazione non riesce. 3:20 in questo primo tempo, Inebria Lupe 0, Italcavere Statte 0. Dallavilla, Ortega per Bea Martin, in pressione la squadra di Mario Lovo che guadagna una rimessa laterale in zona offensiva. Benetti tenta l'imbucata per Rebbe, non era male l'idea, ma la giocatrice spagnola non riesce a mettere giù il pallone. Tanto è già arrivata la Loggia Vernici Lazio che nella sfida successiva sarà impegnata contro la Ternana IBL Banca nella riedizione dell'ultima finale scudetto, vinta ai rigori anche questa dalle Ferelle in gara 3. Maria Perez, Rebe riceve il pallone di ritorno, Pinto sbaglia, Rebe qui, uno dei rari errori della giocatrice spagnola che non riesce a servire la sua connazionale Perez Pereira, tra l'altro lo dicevamo presente José Venancio Lopez, reduce dall'ennesimo trionfo con la Spagna all'Europeo di Belgrado ma anche selezionatore della nazionale femminile spagnola, sistemato vicino a Carmine Tarantino e Roberto Menichelli, intente a prendere appunti, lo ricordiamo, subito al termine di questa Final Eight è in programma un raduno della nazionale femminile nelle Marche.
quindi c'è anche attesa per le nuove convocazioni del CT dopo le due amichevoli giocate in Ucraina, terminate con un pareggio e una sconfitta di misura per le azzurre. Vedremo se saranno convocazioni nel segno della continuità oppure ci sarà spazio per qualche novità. 4:44 sul cronometro, sempre 0-0 tra Italcavere e Assatte in Ebria Lupe. Mentre c'è un'infrazione di 4 secondi. Una grande occasione per lo Statte in apertura di gara. Mentre falso ingresso in campo anche Patri Jornet, altra giocatrice spagnola. Duello fra numeri 7 contro Paola Canaglia. Attenzione, si inserisce Pinto. Buono lo scarico. Voleva servire Turetta, ma capisce tutto dalla Villa. Riparte lo Statte. Patri Jornet. Martin incespica ma riesce a mantenere il controllo del pallone, si affida dalla Villa, sfida all'uno contro uno Rebbe, mette forte in mezzo di sinistro. Buona la diagonale difensiva di Pinto, attenzione Turetta, pressata forte da Martin, deve rifugiarsi in fallo laterale. Più lo Statte che fa la partita in queste fasi iniziali, ma le Lupe ribattono colpo su colpo. Mentre arriva il primo fallo, lo ravvisa Stefania Candria di Teramo, un fallo commesso dalle Lupe, nessuno dallo Statte. Trascorsi 5 minuti e 27 in questo primo tempo di questa seconda gara dei quarti di finale. Lupe contro Statte, chi vince affronta domani in semifinale la SS Lazio. Mentre qui c'è una botta dalla distanza di Ortega che controlla agevolmente Salinetti. Rebe, duello tutto spagnolo con Patri Jornet che sporca il pallone alla numero 8 delle Lupe. Dicevamo, già 5 gol per Rebe in queste prime tre giornate del Gold Round. Lupe che hanno perso l'ultima partita contro l'Isolotto, l'unica squadra a punteggio pieno del Gold Round, che scenderà in campo alle 20, forse qualche minuto dopo, contro il Montesilvano. Lupe che però avevano collezionato già 4 punti frutto del pareggio, come avevamo detto, in diretta televisiva contro il Montesilvano, l'unica partita non vinta dalle ragazze abruzzesi. Poi, se non ricordiamo male, una vittoria in rimonta proprio sul campo della SS Lazio, la prima semifinalista di questa manifestazione davvero avvincente, come diceva Marco Calabresi nella precedente telecronaca, davvero la Final Eight femminile più bella di sempre. 8 corazzate, 8 grandi squadre. Non una favorita chiarissima, come abbiamo potuto vedere nella prima sfida dei quarti di finale, dove la testa di serie era il kick-off, arrivato secondo al termine della regular season. La SS Lazio, come era stato ricordato in cronaca, aveva timbrato il pass per questa Final Eight proprio all'ultima occasione utile. Ma è stata la squadra biancoceleste a raggiungere la semifinale dopo l'epilogo ai rigori. Ieri nella Final Eight maschile 3 sfide su 4 ai rigori, oggi già la prima ha avuto questo epilogo. Faremo a vedere se una fra Statte e Lupe riuscirà a prevalere nei 40 regolamentari. Patri Jornet, Bea Martin, la ferma Rebbe, fasi convulse di gioco. Rebbe per Pinto, sbaglia la misura del passaggio la giocatrice spagnola. Fatica a decollare questa partita, almeno in queste fasi iniziali, molto, molto equilibrio, i ritmi non sono altissimi.
Bea Martin per Ortega, dalla Villa, l'affronta Pinto, va via dalla Villa, dalla Villa, ottimo il pallone al centro, ma non riesce a correggere Patrick Jornet. La sensazione, come diciamo, è che sia lo Statte a provare a fare la partita. Le Lupe fin qui hanno rischiato però solo in un'occasione, messa molto bene in campo la squadra di Mario Lovo, mentre fa il suo ingresso Pernazza. Attenzione dalla Villa, cerca Patrick Jornet con un pallone di cui dosa leggermente male la potenza, il numero 15 in maglia rossonera, Turetta, Rebe, affronta Patrick Jornet, Canaglia, Turetta, chiama il dai e vai a Pernazza, buona lettura difensiva di Eliane Dalla Villa, giocatrice esperta, classe 80, ma sempre preziosissima, spesso al posto giusto, al momento giusto. Dalla Villa per Nicoletti, alza il pallone, Nicoletti pressata da Turetta, riesce a controllare il numero 10 quando la sfera ha già oltrepassato la linea bianca. 7 minuti, 8 minuti tondi adesso del primo tempo, partita che ancora non si schioda. Rebe, Pernazza, ancora Rebe, la ferma Patrick Jornet. Si riparte con una rimessa laterale in zona difensiva per le Inebria Lupe. Rebe, Pernazza, uno contro uno, va via Martin, attenzione, esce Margarito, sicuro è il portierone dello Statte. Dalla Villa, Bea Martin, ottimo il pallone di ritorno per Dalla Villa, cerca di andare via a Rebe quando forse avrebbe potuto tentare la conclusione, guadagna un angolo, era stato buono il servizio della spagnola Bea Martin per Dalla Villa, ma prezioso il ritorno difensivo. Attenzione Patrick Jornet, molto brava Turetta, Rebe spazza via il pallone. Emblematica questa azione della difesa tenace delle, delle ragazze in maglia blu. Patrick Jornet sbaglia, attenzione Pernazza, torna su di lei il numero 7 dello Statte. Affollata la tribuna di fronte alla nostra postazione streaming, pochissimi posti a sedere a disposizione, presumibile che questa sera per l'impegno del Monte Silvano anche i gradini di scorrimento siano occupati. Ricordiamo, oggi si gioca al Pala Santa Filomena di Chieti, da domani con le semifinali e poi domenica con la finale delle 17:30. Il programma si sposta al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, teatro per la quarta stagione consecutiva di questo spettacolo chiamato Final Eight di Coppa Italia. Nicoletti per Dalla Villa, pallone fuori, fatica a far breccia nella retroguardia delle Lupe la squadra di Tony Marzella, forse manca un po' di qualità, qualche invenzione nelle giocate offensive, ma è passato appena un quarto di gara, 10 minuti tondi nel corso di questo primo tempo, sempre 0-0 fra Statte e Inebria Lupe. Ricordiamo ancora una volta qualche slittamento nel programma come originariamente previsto, quindi diciamo agli appassionati che si collegano magari
di non preoccuparsi. Prima partita che è iniziata con un po' di ritardo, poi è stata tiratissima, quindi ha accumulato un ritardo, presumibile una mezz'ora di ritardo per tutto il programma. Nicoletti, Bea Martin, si appoggia su Ortega, ancora Bea Martin, ringhia su di lei Benetti che le porta via il pallone, Rebbe numero, va via, Rebbe puntata, ci arriva Margarito con la punta del piede sinistro, è spaccata, primo acuto delle Inebria Lupe, non poteva che arrivare dalla giocatrice più rappresentativa della squadra di Mario Lovo, andata via con una magia, tiro di punta a incrociare, reattiva Valentina Margarito, portierone dello Statte. Attenzione Ortega, ruba il pallone, Ortega, altra grande occasione per lo Statte, voleva far passare il pallone sotto le gambe di Salinetti che però ha intercettato il tiro, fiammate da una parte e dall'altra, fiammate spagnole, prima Rebbe, poi Ortega, si resta ancora sullo 0-0, ma partita che pian piano si accende qui al Pala Santa Filomena di Chieti. Perez Pereira, Benetti in banda destra, torna dalla spagnola, ancora Benetti, riceve il pallone, spalla alla porta, non proprio la situazione ideale per il numero 10 in maglia blu. Martin, Patri Jornet, scambia con Ortega, forse un fallo di Perez Pereira, dello stesso parere l'arbitro Candrea di Teramo, secondo fallo di squadra per le Lupe. Nessun fallo ancora commesso dallo Statte. Nicoletti per Martin, pallone fuori. Ricordiamo anche ancora una volta il programma al termine di questa sfida. Ci sarà quella tra Loggia Vernici Lazio e Ternana IBL Banca, poi il clou come avevamo detto con Montesilvano, Isolotto Firenze, Patri Jornet. Con la Patri Jornet, il destro, attenzione, direzione vinto, Nicoletti non riesce a trovare la coordinazione giusta per calciare in porta. Pinto, Nicoletti, pallone che torna tra le braccia di Chiara Salinetti che si appoggia su Benetti, sempre 0-0, 8 minuti da giocare in questo primo tempo. Bea Martin, Patri Jornet, errore per la numero 7 dello Statte. Pinto, Ortega, Benetti, entra duro su Patri Jornet, non c'è fallo secondo gli arbitri, dolorante la numero 7 dello Statte, chiedeva probabilmente un calcio di punizione che non le è stato accordato dagli arbitri. Si riparte con Benetti, Perez Pereira tenta di cambiare fronte, interviene Ortega, Margarito può controllare con le mani perché il passaggio non era volontario. Bea Martin cerca il servizio per Ortega, incrocia la corsa con Turetta, tutto regolare, non c'è assolutamente nulla. Pinto, Turetta, imbucata per Benetti, non era male l'idea del numero 4 delle Lupe, ma la sua compagna non riesce a controllare, Susanna Nicoletti, Ortega, pallone in banda per Nicoletti, la tallona a Benetti, Nicoletti non riesce a tenere in gioco il pallone. Ci ha provato con generosità il capitano dello Statte e della nazionale italiana femminile di futsal. Benetti, Perez Pereira, Turetta, ancora Benetti, chiama il dai e vai a Pinto che però tiene il pallone finché non glielo soffia Bea Martin,
che però si rifugia in rimessa laterale. Uno, 7:21 da giocare in questo primo tempo. Ripartono le Nebbia Lupe, Perez Pereira, punta Susanna Nicoletti, la puntata. Margarito, che probabilmente non ha visto partire il pallone, quindi ha preferito respingerlo con il piede, non ha rischiato la presa il portierone dello Stade Nazionale. Attenzione Martin, ottimo il pallone per Ortega, puntata di Ortega. Non era male questa trama offensiva delle detentrici della Coppa Italia. Rebbe botta dalla distanza, tiro forse troppo pretenzioso del numero 8 delle Lupe. Proprio Rebbe salta di testa, anticipa la connazionale Ortega, concede rimessa laterale in zona offensiva alle ragazze di Toni Marzella. Tornano a impostare con Bea Martin, Eliane Dallavilla cambia fronte, voleva servire Perez Pereira, anzi scusate Ortega ovviamente. Si riparte da Pinto, eccola Perez Pereira, ancora Pinto, break di Bea Martin, qualche errore di troppo in questa fase, prova a mettere ordine Susanna Nicoletti. Dallavilla, controllo difettoso, favorisce il ritorno di Perez Pereira, Pinto, Rebe. Si appoggia su Sofia Vaiente, entra nelle rotazioni anche il numero 19 di Mario Rovo. Nicoletti, attenzione, il pallone intendeva servire Dallavilla. Mentre ci sembra che Toni Marzella abbia fatto un ricorso inferiore alle rotazioni oltre al quartetto con cui è partito, lo ricordiamo: Bea Martin, Susanna Nicoletti, Eva Ortega, Eliane Dallavilla. L'unica coinvolta ci sembra sia stata finora Patri Jornet. Maria Perez prova ad andare via a Martin, che non le concede spazio. Rimessa laterale per le ragazze di Mario Lovo. Rebbe mette giù il pallone, punta Ortega, Rebbe ha qualcosa da dire a Sofia Vaiente, evidentemente il posizionamento della compagna non convinceva Rebbe. Attenzione, riparte lo stato, Ortega, ottimo il pallone, Dallavilla, destro, incrociare, pallone fuori non di molto, buona opportunità dello Statte, cambio di fronte di Ortega per Dallavilla. Mentre fa il suo ingresso in campo Francesca Mannavola, una che da queste parti è di casa, visto che è stata a lungo protagonista con il Montesilvano. Si schiera in posizione da pivot Mannavola, Nicoletti, Martin. Ne sporca il pallone Pinto, voleva raggiungere proprio Mannavola, la spagnola. Martin, pallone per Nicoletti, break di Rebbe, attenzione, 2 contro 2, Rebbe punta Mannavola, Rebbe la puntata, pallone ancora una volta largo alla sinistra di Margarito, ma sta dimostrando ancora una volta perché è una delle giocatrici più apprezzate nel panorama femminile, la spagnola Rebecca Ermida Montoro, per tutti i Rebbe. Mentre arriva qui il primo time out chiesto dalle Lupe, ci prendiamo un attimo di pausa anche noi per rifiatare. Thank you.
Ecco tornate in campo le due squadre dopo il minuto di sospensione. Restano da giocare poco più di 5 minuti in questo primo tempo. Risultato che non si sblocca. Ripartono le lupe con Perez Pereira, Giorgia Benetti. Sbaglia il pallone su Turetta. Errore insolito per la giocatrice della nazionale, un appoggio che non sembrava difficile. Dalla Villa, Nicoletti, Mannavola, dai e vai con il capitano, ancora Mannavola, pressa forte Turetta, attenzione Rebbe, ruba il pallone, rimessa laterale per le lupe in zona offensiva, Rebbe per Benetti, sinistro, le respinge la conclusione Francesca Mannavola. Benetti va via a Mannavola, un contatto, si può giocare per gli arbitri, si riparte con Valentina Margarito, 4 minuti e 40 alla fine del primo tempo, Inebria Lube 0, Italcavere Assate 0, si gioca per la semifinale della Final 8 di Serie A Elite femminile, si gioca per sfidare la SS Lazio che nella gara d'apertura dei quarti di finale ha avuto ragione del kick off di Riccardo Russo, 4-2 ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Ovviamente lo ha fatto Marco Calabresi prima, lo faccio anch'io adesso, ricordiamo che il regolamento non prevede nei quarti e nelle semifinali i tempi supplementari. Quindi in caso di parità, direttamente tre tiri dal dischetto. Attenzione Turetta, attenzione, botta! Grande parata di Margarito su Perez Pereira. Turetta aveva guidato la transizione, pallone sporco, è arrivata a Perez Pereira. Grande parata di Margarito, Marco. Devo dire che una Valentina Margarito che negli ultimi due anni ha fatto una evoluzione dal punto di vista tecnico impressionante. Noi la ricordiamo molto, molto portiere da calcio più che da futsal, anche come momento. Occhio però dalla Villa! Ti ridò subito il microfono perché non c'è un attimo di sosta, poi torneremo anche a parlare di Margarito. Sì, si accende la partita in questi minuti finali, qui una transizione dello Statte. Dalla Villa si è presentata sola davanti a Salinetti, ha calciato anche bene, il pallone mi sembra sia passato sotto le gambe del portiere, ma la sfera è terminata di un soffio sul palo alla destra della porta delle lupe, ancora 0-0, ma due grandi occasioni, una per parte, Perez Pereira col miracolo di Margarito e qui la grande chance per Eliane Dalla Villa, pallone di pochissimo fuori. Marco, volevi finire il tuo intervento forse? No, dicevo che negli ultimi due anni Valentina Margarito ha assunto le movenze perfette di un portiere di futsal. Prima ci ricordavamo anche parate molto da calcio, invece adesso la tecnica del futsal fa completamente parte del portiere dello Statte, mentre dall'altra parte la tecnica del futsal ha sempre fatto parte del repertorio di Susanna Nicoletti, destro e parata sul primo palo di Chiara Salinetti, tra l'altro lei portiere che arriva dal calcio, ricordiamo 3 o 4 anni fa giocare addirittura nella Roma, nel calcio a 11, poi è passata al futsal e eccola adesso a difendere la porta di Inebria Lupe. Angolo per lo Statte, dalla Villa, Mannavola, pallone termina proprio a Salinetti, proprio a testimonianza di questo retaggio calcistico, forse il fatto che indossa i guanti, non capita ormai molto spesso di vedere portiere con i guanti sia in ambito maschile sia in ambito femminile nel futsal. Rebe, e soffia il pallone molto bene Martin, torna a impostare lo Statte, 3:25 alla fine del primo tempo, sempre 0-0, ma partita che si sta accendendo dopo un inizio su ritmi non altissimi. Mannavola, ringhia su di lei Benetti, le concede solo rimessa laterale, altro time out, stavolta è Tony Marzella a chiedere il minuto di sospensione, vediamo quale strategia studierà il tecnico che, come abbiamo ricordato prima, guida la squadra detentrice del trofeo. La ricordiamo la bellissima affermazione in finale lo scorso anno delle ragazze pugliesi, un 3-0 sul Montesilvano, probabilmente favorito della vigilia, ma un'affermazione limpida, una finale giocata su altissimi livelli, quella delle ragazze di Tony Marzella, un 3-0 griffato
Patrick Iornetti, Eliane Dallavilla e Josita Acevedo, che quest'estate ha cambiato casacca, era andata alla SS Lazio, ha giocato la prima parte di stagione nella capitale, poi nel mercato di riparazione si è accasata alla Ternana e sarà protagonista insieme al resto delle Ferelle nella sfida successiva contro la Loggia Vernici Lazio. Dicevamo, chi vince affronta la SS Lazio nella semifinale di domani, in programma alle 14.30 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, sempre in diretta streaming, sempre con noi sul nostro sito. Ricordiamo anche i social network, il sito dedicato sulla Final Eight, le gallerie, le interviste, le emozioni di questa manifestazione che è la più importante del futsal italiano. Marti, attenzione, cambia fronte, ha forse il torto di alzare il pallone, fosse riuscita a mantenerlo basso, c'erano pronte tanto Dallavilla quanto Patrick Iornetti a provare una correzione. 2.35 da giocare, 0-0. Perez Pereira, Turetta, Giorgia Benetti, ringa su di lei Martin, Rebe, Nicoletti, le sporca il pallone, impostano ancora le Inebria Lupe, Rebe chiede un fallo di mano agli arbitri che invece optano per l'involontarietà. 2 minuti e 19 secondi ancora da giocare, Benetti, attenzione, rischia il dribbling ma va via Patrick Iornetti, torna su di lei poi la giocatrice spagnola, esce molto bene Margarito e imposta per le ragazze pugliesi Dallavilla. Patrick Iornetti, pallone in parallela, interviene ottimamente Giorgia Benetti di testa. Rimessa laterale per Eliane Dallavilla. Stavamo ricordando il programma delle semifinali, la seconda sfida, quella che opporrà la vincente di Ternana Loggia Vernici Lazio alla qualificata tra Montesilvano e Isolotto, si giocherà alle 16.30. Patrick Iornetti, Nicoletti, Rebele, soffia il pallone, le concede solo rimessa laterale. 1 minuto e 42 secondi alla boa del primo tempo. Patrick Iornetti, Bea Martin, ancora Patri, Eliane Dallavilla, Martin, ringhia su di lei Pernazza, Dallavilla, cambio di fronte per Patrick Iornetti, l'affronterebbe Patrick Iornetti. Non era male il servizio sul secondo palo, non ci hanno creduto le sue compagne. Ancora 1 minuto e 19 secondi da giocare in questo primo tempo qui al Pala Santa Filomena di Chieti. Rebbe, Turetta, ancora Rebbe, Patrick Iornetti, ottima l'aggressione della giocatrice spagnola sulla sua connazionale. Perez Pereira, Rebe, scambia con Pernazza, ancora Rebe, Maria Perez, intendeva servire ancora Pernazza dalla parte opposta del campo. 57 secondi da giocare, rimessa laterale per Bea Martin, Ortega, Patrick Iornetti, Ortega, Bea Martin, scambiano due spagnole, Patrick Iornetti, Ortega voleva servire ancora una volta Patrick Iornetti che però non riesce a controllare il pallone. Ricordiamo la grande occasione qualche minuto fa per Perez Pereira con la grande parata di piede di Valentina Margarito. Rovesciamento di fronte, la chance per Eliane Dallavilla che ha calciato fuori di destro, Rebbe chiede il dai e vai a Pernazza, pallone termina Chiara Salinetti, 22 secondi da giocare, Rebbe in posizione di pivot, spalla alla porta, riesce a passare il pallone in qualche modo, qui clamorosa
Clamorosa forse eccessivo, dico curiosa la coincidenza, perché Rebbe ha subito un chiarissimo fallo in posizione da pivot, però proprio mentre l'arbitro le concedeva il calcio di punizione da terra era riuscita a servire Pernazza, che era in posizione forse invitante per provare la conclusione. A quel punto però l'arbitro aveva già fischiato, dunque calcio di punizione, primo fallo commesso dallo Statte, due ne ha commessi di Nebbrialupe. Rebbe sul pallone, Rebbe il destro, mamma mia che palo, una botta terrificata, attenzione Bea Martin, sinistro, pallone di poco fuori. Marco, che botta di Rebbe su punizione. Sì, penso che qualcuno debba andare sulla porta di Valentina Margherito e fermarla perché trema ancora, però questa azione fa riflettere, perché da una potenziale grande occasione per le Lupe si è passata una ripartenza fulminea dello Statte, e secondo me questa azione più di tutte quelle viste quest'oggi fa capire di quanto il futsal femminile si sia evoluto e velocizzato negli ultimi tempi. E quindi niente, un Nebbrialupe che si affida moltissimo a Rebbe, ma come la squadra di Mario Lovo sta dimostrando quest'anno, la spagnola è soltanto così la punta dell'iceberg di una squadra molto molto organizzata. Assolutamente sì, non si può vincere la regular season solo con una giocatrice, quindi rendiamo merito anche alle compagne, un collettivo che permette a Rebbe di esaltarsi. Rimessa laterale in zona offensiva per le Lupe, una manciata di secondi, 3 se leggiamo bene il tabellone alla fine del primo tempo, sempre 0-0, partita che va a strappi questa di Rebbe, però sicuramente va considerata l'occasione più nitida di tutto il primo tempo. Perez Pereira, Rebbe che anziché il pallone calcia il piede di Martin, che grida dolorante, poverina, ruzzola a terra la giocatrice spagnola, ha tentato, tre spagnole protagoniste, ha tentato la conclusione sull'angolo battuto da Perez Pereira, Rebbe, Bea Martin l'ha anticipata, Rebbe non poteva fermarsi, ha calciato il piede dell'avversaria. Si riparte con la rimessa dello Statte, proprio Bea Martin sul pallone, 2 secondi, 1 secondo, arriva la sirena di metà tempo, 0-0 fra i Nebbrialupe e i Talcavere a Statte, ritmi non altissimi, chance da una parte e dall'altra, quella più nitida l'abbiamo vista proprio pochi secondi prima dell'intervallo, la punizione di Rebbe che fa ancora scuotere il palo della porta difesa da Margherito. Marco, la parola a te per un breve commento su questi primi 20 minuti. Un primo tempo secondo me meno spettacolare rispetto a quello che abbiamo visto nella prima gara, però due squadre solidissime, sarà un'altra gara decisa da un episodio come era stato il primo tempo nel match tra Kickoff e SS Lazio. Ripeto, una gara e mezza abbiamo visto praticamente 2 gol, di cui uno su palla ferma e uno su autogol. Questo fa capire anche di quanto i tecnici stiano attenti all'organizzazione difensiva, e quindi aspettiamoci una final eight tiratissima dove la minima distrazione sarà punita a carissimo prezzo. Perfetto, quindi ringrazio Marco, l'appuntamento dopo qualche minuto di pausa è ancora con la nostra diretta streaming per il secondo tempo della seconda sfida dei quarti di finale tra i Nebbrialupe e i Talcavere da Statte.
Ce ne manca uno dalla prima parte della partita. O si è ficcata da qualche parte. A riprendere. Quarto d'ora, anche se a discrezione dell'arbitro. Guarda, anche in Serie A nessuno lo sa, ma la pausa di 5 minuti, però ci sono 5 minuti, 5 minuti uscire e si fa sempre 4 minuti. Il regolamento di Cicino, pure qua, forse per recuperare un po'. Ovviamente, ora delle 6, arriviamo alle 10.
Bentornati al Pala Santa Filomena di Chieti per il secondo tempo della seconda sfida dei quarti di finale della Final Eight di Serie A Elite femminile. Di fronte le Inebria Lupe e l'Italcave Real Statte, 0-0 al termine del primo tempo fra le Venete in maglia blu e le Pugliesi in maglia rosso-blu. Si riparte con Nicoletti, Ortega, Dallavilla, cerca un pallone in profondità per Susanna Nicoletti, ma il pallone termina docile tra le braccia di Salinetti, che sbaglia il rinvio. Attenzione, Dallavilla, Nicoletti cercava la conclusione ma riesce a ritornare su di lei la difesa della squadra di Mario Lovo. A terra dolorante Susanna Nicoletti, ma si può continuare. Trascorsi 22 secondi in questa ripresa, risultato che non si schioda. Abbiamo visto in telecronaca diretta sul nostro streaming la grande occasione per le Lupe, il clamoroso palo sulla punizione calciata da Rebbe, ma anche diverse buone occasioni per lo Statte, su tutte quella con Dallavilla, pallone che è terminato di poco fuori. Attenzione Rebbe, ottimo il tackle di Ortega che ferma la connazionale. Rimessa laterale, Turetta, Maria Perez in buca per Benetti, ottimo il movimento di Benetti, torna su di lei Ortega che guadagna anche un calcio di punizione. Grande azione difensiva di Ortega. Benetti era stata bravissima a girarsi con un insolito movimento da pivot, aveva eluso la marcatura di Nicoletti, forse ha un po' esitato troppo prima di calciare, ha favorito il ripiegamento difensivo di Ortega che ha sventato una minaccia per lo Statte, che ora torna ad impostare, prova ad andare via di corpo a Rebbe. Nicoletti si trascina il pallone, il fallo laterale. Trascorso il primo minuto di gioco in questa ripresa, sempre Inebria Lupe 0, Italcave Real Statte 0. Perez Pereira raggiunge quasi la nostra postazione con il suo scarico. Nicoletti, Ortega, Bea Martin, Dallavilla, ancora Bea Martin, mette giù il pallone di petto. Anzi era Ortega, scusate, si appoggia a Bea Martin. Ecco ancora Ortega, il numero 11, maglia rosso-blu. Duetta con la connazionale, Nicoletti, ringa su di lei Rebbe, va via bene Nicoletti. Buon possesso di palla in questa fase dello Statte. Attenzione Ortega, si libera in posizione centrale, Ortega il destro, para in due tempi Chiara Salinetti. Turetta, Perez Pereira, pallone per Benetti, ottimo l'imbucata per Rebbe, Rebbe si gira, grande numero di Rebecca Ermine Montoro, si è alzata il pallone, ha calciato di destro al volo, è reattiva ancora una volta Valentina Margarito che respinge di piede, concede solo un calcio d'angolo alle ragazze in maglia blu. Qualche problema per recuperare il pallone che si è impigliato dietro la rete di protezione. Eccolo qui che ne arriva un altro, sarà Giorgia Benetti a battere l'angolo. Benetti, attenzione, trova bene Perez Pereira che però non riesce a imprimere forza al pallone, poi Margarito tenta di accelerare le operazioni della rimessa ma il suo servizio per Ortega è impreciso, cenno d'intesa comunque con la compagna. Mentre in tribuna si è sistemata anche la SS Lazio che sta studiando la rivale di domani, lo ricordiamo ancora una volta, prima semifinale alle 14.30 al Palazzo Giovanni Paolo II. Rebbe, numero di tacco, attenzione, duro intervento di Ortega su Benetti, arriverà anche il primo giallo. Grandissima giocata di Rebbe che ha restituito il pallone alla compagna con un colpo di tacco, si è incunata a Benetti, Ortega ha affondato il tackle, le ha rubato il tempo il numero 10 delle Lupe, l'impatto è stato inevitabile, punizione, primo giallo al minuto 2:10.
Eva Ortega. Finisce sul taccuino dei cattivi. Punizione per le Inebria Lupe. Perez Pereira sul pallone. Parte Perez, attenzione Rebbe, ottimo il servizio per Benetti, attenzione! La botta dalla distanza di Perez Pereira, 2 minuti e 13 secondi sul cronometro, le Inebria Lupe sono in vantaggio con un gran gol dalla distanza della giocatrice spagnola Maria Perez Pereira, Marco. E questa volta l'incrocio lo hanno colpito, ma quello interno, è un gol bellissimo che rende merito a una squadra che sta giocando una partita di grande solidità. Se Rebe aveva colpito l'incrocio dei pali nel primo tempo, la spagnola, la sua connazionale Perez Pereira, non ha perdonato e dunque adesso lo Stade deve inseguire. Si riparte con le Lupe che impostano con Giorgia Benetti, attenzione Rebe, Martin le soffia il pallone, non c'è un attimo di pausa, i ritmi si sono alzati in questo secondo tempo. Ricordiamo l'azione del gol, si era procurata una punizione Benetti. Attenzione qui Nicoletti! Salva sulla linea Giorgia Benetti. Grande lavoro in fase difensiva di Giorgia Benetti, che è andata a recuperare, ha tolto il pallone dalla porta perché Nicoletti aveva calciato molto bene in questa circostanza. Dalla Villa batte l'angolo. Pallone a Martin, va via due avversari, molto brava Martin, destro! Che numero di Bea Martin, con una finta ha messo a sedere due avversari, poi ha calciato di punta, palla alta di poco rispetto alla porta, difesa da Chiara Salinetti. Dicevamo su quella punizione che ha portato al giallo a Ortega, lo schema Perez Pereira per Rebbe, ha liberato al tiro Benetti, il tiro di Benetti è stato intercettato, il pallone è tornato a Perez Pereira che non ci ha pensato su due volte, ha calciato secco di destro, ha trovato l'incrocio, davvero Valentina Margarito non poteva arrivarci questa volta. E quindi da un paio di minuti le Inebria Lupe hanno sbloccato il risultato. Rebbe, attenzione, Rebbe in posizione di pivot, non riesce a mantenere il controllo del pallone, ma la squadra di Mario Lovo Sorniona ha saputo colpire al momento giusto. Ora lo Stade deve rimontare, attenzione Turetta sradica il pallone a Nicoletti che commette forse fallo. Se ne accorge Stefania Candria della sezione di Teramo, un fallo per squadra in questa ripresa, ma quel che più conta è che il risultato è cambiato, Inebria Lupe 1 Italcavere al Stade 0, il gol al minuto 2:13 porta la firma di Maria Perez Pereira. Ortega dalla villa va via, attenzione, voleva servire ancora Ortega, ottima lettura difensiva di Lorena Turetta che si rifugia saggiamente in angolo, sale la pressione delle ragazze di Toni Marzella. Dalla Villa batte l'angolo, attenzione Rebbe intercetta. Rimessa laterale per lo Stade, ancora Eliana e Dalla Villa. Martin, ringa su di lei Pinto, ma va via Martin. Si appoggia a Ortega, fa uscire bene il pallone lo Stade. Attenzione, Dalla Villa, destro! Gran botta del numero 15. Pallone non distante dall'incrocio dei pali della porta difesa da Salinetti. 4 minuti e 18 in questa ripresa. Rebbe riceve il pallone direttamente dal suo portiere, va via con una magia,
ma Ortega intercetta e poi il pallone finisce nella zona di competenza di Margarito. Bea Martin, Susanna Nicoletti, in buca bene per Ortega, Turetta soffia il pallone all'avversaria ma con una spinta secondo gli arbitri. Arriva il secondo fallo di squadra anche per l'Inebria Lupe. Due falli di squadra sia per l'Inebria Lupe sia per l'Idalcavere Astatte. La squadra di Lovo è avanti 1-0, lo ricordiamo ancora una volta. Grazie al gol realizzato da Maria Perez Pereira. Punizione per lo Statte sul pallone Dallavilla e Ortega. Dallavilla, attenzione, Martin para in due tempi Salinetti, riesce a evitare anche che Nicoletti possa intervenire. Dallavilla si rifugia in fallo laterale, un colpo di testa. Turetta, Rebe, numero, va via Ortega, ancora Rebe, Ortega torna su di lei, le soffia il pallone, bravo Ortega, attenzione Ortega, Ortega destro, ottimo intervento di Salinetti che con la punta delle dita devia il pallone in angolo. Non è dello stesso avviso Stefania Candria, sembrava nettamente angolo questo. Rebe, Martin torna su di lei con coraggio, le toglie il pallone. Nicoletti, in pressione le Lupe, non vogliono far girare Nicoletti, duello fra capitani, Calaglia, ma si gira Nicoletti. Ortega, Ortega, va via Ortega, fallo di Canaglia che interviene su di lei da dietro, terzo fallo di squadra per le Lupe, attenzione perché i falli possono diventare un fattore. Ancora una punizione per la squadra di Tony Marzella che sta seguendo in piedi le sue ragazze. Attenzione Ortega, calcia male sullo scarico di Dallavilla, brutta questa conclusione della spagnola. Pinto in posizione da pivot, si gira bene Benetti, Benetti destro para Margarito, pallone per Dallavilla, sbaglia la giocatrice azzurra, Benetti, ancora Pinto, va via bene Pinto, destro secco, blocca Margarito, centrale, ma ottima la preparazione del numero 9 delle Lupe. Ortega, Bea Martin, Ortega prova ad andare via a Canaglia, non ci riesce, la invita a restare in piedi Candria, l'arbitro di Teramo, Benetti, cambia fronte, non riesce a servire Canaglia, trascorsi 6 minuti in questo secondo tempo, sempre 1-0 per le Lupe contro lo Statte, in palio la qualificazione alla semifinale. Martin, Dallavilla, si appoggia a Nicoletti, rimessa laterale in zona offensiva per la squadra rosso-blu, Ortega in buca bene per Nicoletti che però non riesce a mettere giù il pallone. Pinto, Turetta, Canaglia, scusate, prova ad andare via Dallavilla. Rimessa laterale per le ragazze di Mario Lovo, sul pallone capitan Canaglia. Pinto,
Turetta prova il destro dalla distanza senza troppe prese. ...6:45 giocati in questa ripresa. State, detentore della Coppa Italia, che deve rimontare un gol. Dalla Villa, ottimo break, dalla Villa, dalla Villa, ottimo lo scarico per Nicoletti. Nicoletti! 1-1, pareggia lo Statte al minuto 6:53. Il gol porta la firma di Nicoletti, ma una grandissima azione di Dalla Villa che si è incuneata tra le maglie della difesa avversaria. Lo scarico perfetto per il capitano dello Statte della Nazionale. Controllo, destro secco all'angolino, niente da fare per Chiara Salini. E nei momenti di difficoltà devono uscire fuori le big della squadra. Eliana Dalla Villa e Susanna Nicoletti sono due delle veterane di questa squadra, nonché della Nazionale, nonché di tutto il movimento del futsal italiano. E quindi ci ha messo la firma il capitano. Occhio ancora Dalla Villa. Adesso è un momento che lo Statte deve sfruttare, anche perché le Lupe potrebbero risentire il contraccolpo psicologico. Assolutamente sì, una fiammata quella delle ragazze di Toni Marzella. Veramente una grande giocata quella di Eliane Dalla Villa. Ha saltato come birilli gli avversari. Attenzione Nicoletti. Dicevamo, il numero 15 ha saltato come birilli i suoi avversari, ha avuto la lucidità di servire con i giri giusti il suo capitano, che ha controllato benissimo e poi ha messo il pallone all'angolino in diagonale. Nulla da fare davvero per Salinetti. Torna in equilibrio la situazione al minuto 6:53. Bea Martin, Dalla Villa, Patri Jornet, le sporca il pallone Benetti, che voleva anche la rimessa laterale in suo favore. Non sono dello stesso avviso gli arbitri. Ancora Benetti intercetta una rimessa laterale. Bea Martin, Dalla Villa, Nicoletti, ancora per Dalla Villa. Patri, grande azione, andata via in un fazzoletto a un'avversaria, puntata che però trova all'esterno della rete, dà solo l'illusione ottica del gol. Mentre qui arriva il terzo fallo anche dello Statte, ma soprattutto il giallo per Eliane Dalla Villa per il contatto con Rebe. Un po' sorpresa la panchina rossoblu, si aspettava forse un fischio a parti invertite. Giallo per Eliane Dalla Villa, la seconda ammonita della partita dopo Ortega nell'azione che aveva portato al vantaggio delle Lupe. Altra punizione per la squadra di Mario Lovo. Rebe prova la puntata, attenzione, il gol! Rebe al minuto 7:38. Le Inebria Lupe tornano avanti. Nel primo tempo aveva centrato un palo clamoroso, stavolta Marco ha messo il pallone all'angolino con una puntata. Ha il mirino puntato stasera Rebe, è una giocatrice che fa non solo della potenza ma anche dell'eleganza nei suoi movimenti, i suoi punti di forza, però stasera sta mostrando soprattutto la sua potenza. Aveva preso le misure nel primo tempo con una puntata all'incrocio dei pali, stavolta ha trovato il jolly e quindi contraccolpo psicologico che per le Lupe non c'è stato, anzi la squadra di Mario Lovo ha trovato subito la forza di tornare in vantaggio e adesso è lo Statte che potrebbe risentirne, considerando che lungo inseguimento aveva portato al pari di Nicoletti, di dover ricominciare da capo pochi minuti dopo aver incassato, anzi forse anche meno di un minuto, quindi 45 secondi dopo aver segnato l'1-1, dover ricominciare da capo potrebbe rivelarsi una salita abbastanza dura da scalare per la squadra di Toni Marzella. Ebbene sì, vuole subito parlarci su l'allenatore dello Statte, che ha chiamato immediatamente time out dopo aver incassato il gol del 2-1, come ricordava Marco, 45 secondi dopo aver trovato il
pareggio, dunque è stato ripristinato per meno di un giro di lancette l'equilibrio di questa seconda gara dei quarti di finale. Ha colpito su due palle inattive la squadra di Mario Lovo, prima Perez Pereira sugli sviluppi di una punizione, poi Rebbe direttamente su punizione dopo aver colpito un clamoroso palo nel primo tempo. In mezzo il momentaneo pareggio di Susanna Nicoletti dopo la grande azione, il grande slalom di Eliane Dallavilla. Proprio Dallavilla che batte la rimessa laterale, palla per Margarito. Martin, Patri Jornet cerca di servire Dallavilla, guadagna solo una rimessa laterale, proprio Dallavilla se ne incarica, dai e vai con Nicoletti, ricomincia da Bea Martin, attenzione errore, parte il break di Benetti, Benetti, ottimo il pallone per Rebbe, ancora Benetti! Che spettacolo questa azione delle Lupe al minuto 8:09. Arriva il tris della squadra di Mario Lovo, errore in impostazione dello Statte, break di Benetti, servizio per Rebbe, pallone di ritorno della spagnola all'azzurra e al minuto 8:09 arriva il 3-1 delle Lupe. È una squadra che gioca veramente bene quella di Mario Lovo, è una creatura perfetta, ripeto, non si arriva primi in un girone così competitivo con kick-off Ternana e Isolotto per caso. Questa è una squadra che appena le lasci un po' di spazio ti punisce, e qui in questo caso è stata anche altruista Rebbe, dopo aver segnato il gol del 2-1 ha servito su un piatto d'argento la palla a Giorgia Benetti e arriva subito il 3-2, Patri Hornet Sanchez, 8:31, e quindi è una partita che dopo un primo tempo, diciamo per così dire anche un po' noioso, si è accesa incredibilmente in 8 minuti e 31, 5 reti ed emozioni a non finire. Partita che ora diventa splendida, al minuto 8:01 il gol di Benetti che praticamente è entrata in porta con tutto il pallone dopo il duetto bellissimo con Rebbe, ma 30 secondi dopo ha colpito Patri Jornet con una splendida azione personale e un tiro delicatissimo che si è andato a spegnere sul secondo palo ed è rotolato in fondo al sacco. 3-2, c'è ancora partita qui al Pala Santa Filomena di Chieti. Lo Statte non vuole mollare, le detentrici della coccarda tricolore non hanno alcuna intenzione di abdicare. Rebbe tenta il numero, niente da fare, riparte lo Statte. Pallone per Dallavilla, uno contro uno su Pernazza, va via bene Dallavilla, non la contiene Pernazza, attenzione! Che numero di Patri Jornet, colpo di tacco, Salinetti la para, neanche lei sa come. Grandissimo spunto di Dallavilla sulla destra, il pallone al centro. Patri Jornet evidentemente in transagonistica dopo il grande gol di pochi istanti fa, ha cercato la giocata di tacco. Attenzione, destro di Ortega, devia Turetta in qualche modo, sale la pressione dello Statte. Passata a metà del secondo tempo, Inebria Lupe 3, Statte 2, Ortega, Dallavilla, va ancora via a Turetta, attenzione, il pallone termina a Patri Jornet. Rebbe le sporca il pallone, in rimessa laterale, attenzione Dallavilla, duello fisico con Turetta, si può giocare dicono gli arbitri. Rilancio di Salinetti, pallone a Rebbe, voleva servire Pernazza, l'operazione non riesce.
Rebe, punta Nicoletti, attenzione Rebe, prova il sinistro, niente da fare. Nicoletti si trascina il pallone, in rimessa laterale, invita le compagne a non darle le spalle, Susanna Nicoletti chiede appoggi, attenzione Pernazza, destro, grande Margherito, Turetta, pallone fuori, grande azione delle Lupe, bellissimo l'appoggio di Perez Pereira per Pernazza, destro secco del numero 24 delle Lupe, grande intervento di Valentina Margherito. Ortega va via, Pernazza, Ortega l'allungo, ottimo Ortega, Ortega, Ortega destro, ancora una volta Benetti toglie le castagne dal fuoco, ottima la partita della nazionale azzurra, un gol, tante giocate di buona qualità per lei, sicuramente con Rebbe l'elemento più rappresentativo della squadra di Mario Lovo. Passata al Breganzio, un passato anche lei nel Montesilvano, mentre fa il suo ingresso in campo Brenna Moroni, che però non ha domestica questo pallone. State 2 in Ebria Lupe 3, 9 minuti da giocare in questo secondo tempo, in palio un posto in semifinale contro la SS Lazio, attenzione Benetti va ancora via, pallone termina fuori, si scusa Benetti perché ha calciato dopo il fischio dell'arbitro, ha colpito Margherito, le due sono compagne in nazionale. Brenda Moroni tenta il servizio per Padre Ionnette, il pallone finisce in qualche modo alla spagnola dopo il tocco di Pinto. Ortega va via, Padre Ionnette, Patri, attenzione il suo destro sporcato da Turetta, Salinetti va giù ma si ritrova il pallone tra le braccia, Benetti, Brenda Moroni interviene su di lei, le concede solo una rimessa laterale, Benetti, Pinto, Turetta, attenzione break di Ortega, ancora ottima la scivolata di Turetta, sarà angolo per lo Statte, ci provano le ragazze di Toni Marzella all'attacco per rimettere in piedi questa partita che le vede sotto di un gol. Nicoletti, Padri, pallone deviato, mi è sembrato da Turetta, ma il gol è tutto di Patri Jornet che firma la doppietta personale e al minuto 11:29 lo Statte riporta ancora una volta in equilibrio l'incontro che era riuscito già una volta con Susanna Nicoletti, poi dopo il break delle Lupe arriva questa doppietta di Patri Jornet che insacca due gol e riporta sul 3-3 la squadra di Toni Marzella, le detentrici. Marco, avrà pure difficoltà quest'anno lo Statte magari a trovare risultati prestigiosi contro squadre del suo livello, ma è veramente dura a morire la squadra di Marzella, non vuole togliersi quella coccarda tricolore dal petto e lo sta dimostrando oggi. Nelle difficoltà le big hanno ripreso in mano la squadra e sicuramente Patri Sanchez è una di quelle, dopo i gol di Dalla Villa e di Nicoletti arriva anche il sigillo di una che lo scorso anno, attenzione Moroni, ha rischiato di trovare il 4-3, comunque dicevo lo Statte non muore mai, questa è la sintesi. Marco, è salita tantissimo di livello Patri Jornet, non solo per i due gol, qui un assist d'oro a Moroni, è stata provvidenziale Salinetti, sarebbe stato un 4-3 forse mortifero per il morale delle Lupe che ora provano a riorganizzarsi, pallone per Rebbe, sombrero su Ortega che però recupera la posizione e allontana il pallone. Ancora 7 minuti e 54 da giocare, questa sfida non ha ancora detto tutto, 3-3
Pinto, va via Ortega, ma poi rientra su di lei Moroni. Buono l'apporto di Brenna Moroni, non era entrata nel primo tempo. Una forza fresca. State che a sentire gli addetti ai lavori aveva avuto proprio problemi nei secondi tempi, problemi di tenuta. Invece qui almeno per ora le ragazze di Toni Marzella hanno prodotto uno sforzo ragguardevole. Sono riuscite a rimettere in equilibrio una partita che le vedeva sotto di due gol. Rebe dalla Villa, non riesce ad andare via a Rebe, mentre ha fatto il suo arrivo al Pala Santa Filomena anche Daniele D'Orto, allenatore dell'Isolotto Firenze, che sarà in campo nella sfida conclusiva dei quarti di finale in quello che tutti un po' abbiamo definito il piatto forte, la sfida fra appunto l'Isolotto di Daniele D'Orto e il Monte Silvano di Francesca Salvatore. Isolotto che è l'unica squadra a punteggio pieno nel goal round nella seconda fase del campionato di Serie A Elite, ma Monte Silvano che ha imbattuto, ha vinto tutte le partite tranne una, quella contro le Lupe, che ora inseguono un posto in semifinale contro la SS Lazio, contro le detentrici del titolo dello Statte. 3-3, 7:30 da giocare, time out, ci prendiamo un time out anche noi di qualche secondo. Pronti a tornare in campo, 7:30 da giocare. Sicuramente slitterà anche la terza sfida dei quarti di finale tra Loggia Vernici Lazio e Ternana e BL Banca. Probabile di ipotizzare un inizio fra le 18:45 e 18:50, visti i tempi di questa sfida. Pinto, Turetta, sale l'incitamento della panchina dello Statte alle giocatrici di Marzella, pressione delle ragazze in maglia rosso-blu. È certo che adesso Marco l'inerzia è dalla parte delle Tarantine, che voglio dire hanno recuperato due gol, sicuramente il morale è più alto per loro che non per le Lupe. Eh sì, la squadra di Marzella onestamente sembrava tra virgolette morta dopo il gol del 3-1. Sembrava che fosse stato il colpo letale, invece ha avuto la forza e anche la fortuna di trovare subito l'episodio del 3-2 dopo pochi secondi, e questa cosa ha riacceso le speranze di una squadra troppo esperta per lasciare andare via partite del genere. E in questo senso le Lupe hanno, a parte qualcuna, hanno poca esperienza, almeno recente, nelle manifestazioni così prestigiose e che si decidono in così piccoli episodi, mentre lo Statte, essendo veterana, secondo me ha giocatrici in grado di gestire questi momenti. Detto questo, onore alle Lupe perché stanno giocando una partita di grande ordine e grande solidità. Poi è chiaro che qualche errore ci sta e lo Statte non te lo perdona. 3-3, 6:23 da giocare. Nicoletti, Martin, scambio con Nicoletti, interviene Benetti, botta terrificante addosso a una signora in tribuna. Speriamo non sia nulla di grave, forse c'è bisogno di un po' d'acqua, Marco. Credo anche di un medico, ecco, c'è l'ambulanza che si sta mettendo in moto, almeno nei suoi operatori sanitari stanno arrivando, anche perché la botta è stata abbastanza forte, poi in pieno volto. Sta arrivando l'ambulanza anche con una certa velocità, sicuramente
un colpo molto violento. L'importante, ecco, vediamo la signora quantomeno cosciente, quindi questo è già importante. Ora arriveranno i soccorsi. Chiaro, lì c'è il rischio, no, che il setto nasale o lo zigomo o comunque la zona intorno all'occhio possa essere risentita, però ecco, da qui le immagini sembrano abbastanza rassicuranti, questo è l'importante. Poi sono arrivati i tre operatori della Croce Rossa in maniera molto molto veloce, staranno applicando del ghiaccio e intanto si è ripreso a giocare. Rimessa laterale in zona offensiva per le Lupe. Turetta, Rebbe in posizione da pivot, si gira Rebbe, attenzione, esce molto bene Margarito, sradica il pallone alla spagnola. Gli arbitri hanno proprio invitato i soccorritori a tagliare il campo, volevano uscire per non disturbare il gioco, invece sono stati invitati proprio dagli arbitri a passare per il campo per accorciare i tempi. Ma ripetiamo, dovrebbe essere solo una pallonata. Attenzione, Dalla Villa, va via Dalla Villa, non arriva in tempo alla correzione Patri Jornet. Pinto, duello fisico con Nicoletti, alla meglio il capitano della nazionale, mentre è pronta al banco del cambio Ortega. Nicoletti, Dalla Villa, Patri Jornet, attenzione, break di Perez Pereira. Pinto tenta il cambio di fronte per Turetta, invita la calma il numero 4, la compagna Ortega. Ottimo scarico di tacco per Patri Jornet, uno contro uno su Perez Pereira, va via Patri Jornet, Patri, bravissima Turetta nella scivolata. 5:30 da giocare, sempre 3-3. Nicoletti, Bea Martin, ancora Nicoletti, Ortega, Patri Jornet. Circolazione e possesso palla per le detentrici della Coppa Italia. Nicoletti sporca il pallone la squadra di Lobo, ma attenzione, va via Martin, ottimo il servizio per Patri Jornet, si allarga Patri Jornet, mette al centro, forse un tocco di mano, non è dello stesso avviso Stefania Candria, che fa cenno di aver visto ma aver considerato involontario il tocco di mano. Angolo per lo statte, Patri, attenzione Martin, finta su Perez Pereira a destro, pallone largo alla sinistra di Salinetti. Perez Pereira, Rebe, Nicoletti, ringa su di lei, molto bravo il capitano dello statte a fermare l'avversario. Mismatch fisico fra Nicoletti e Rebbe, ma con l'esperienza, l'astuzia, la generosità, Nicoletti ha avuto la meglio in questa circostanza. Margarito esce sull'angolo di Perez Pereira, spingono le Lupe in queste fasi finali, 4:47 da giocare, sempre 3-3. Si sgola Tony Marzella con le sue ragazze, c'è qualcosa che non gli piace nello schieramento. Ancora pallone per Rebbe, ma ancora raggruppamento difensivo dello statte, va via Martin a Turetta, Martin, ritorna su di lei Turetta, come al solito generosissima. Nicoletti chiama lo schema, dice 3, Martin, Patri Jornet. Non si concretizza questa trama offensiva dello statte. Sempre 3-3, 4:30 da giocare. Ricordiamo ancora una volta, dovesse essere questo il punteggio anche alla sirena, si andrebbe nuovamente ai tiri di rigore. Ma 4 minuti e 30 nel futsal e l'esperienza a insegnarcelo sono veramente tanti. Bea Martin, Patri Jornet, attenzione Perez Pereira, pallone per Rebbe,
glielo soffia Patri Jornet, fa scintille il duello spagnolo fra Rebbe e Patri. Attenzione Rebbe, Ortega riesce a sbrogliare una situazione che si era fatta intricata. Per la squadra di Tony Marzella, Turetta, Benetti cerca l'imbucata per Rebbe, servizio impreciso della numero 10 delle Lupe. Nicoletti, Martin, Ortega, interviene Perez Pereira, Turetta, lotta con Patri Jornet, pallone da Nicoletti a Ortega, ancora Nicoletti, Patri, ancora duello spagnolo con Rebbe, lo vince la giocatrice delle Lupe, Rebbe, si trascina il pallone però in oltre la linea bianca, rimessa laterale per lo Stat, Patri Jornet, pallone sulla parallela per Bea Martin, che se lo trascina però oltre la linea della rimessa laterale, possesso per le Nebria Lupe. Mentre Marco, ci sembra che la signora, pur dolorante, si sia ripresa, si sono allontanati gli operatori sanitari, borsa del ghiaccio sulla guancia, quindi dovrebbe trattarsi solo di una pallonata, un grosso spavento, ma nulla di più per fortuna. Rebbe, 3 minuti da giocare, Benetti, Turetta, ancora Turetta, rischia un dribbling su Ortega, molto bene Turetta, poi il servizio di Rebbe per Benetti è un po' arretrato, quindi devono ricominciare le Lupe, ultimi 3 minuti di gioco. Perez Pereira, Turetta, si appoggia su Benetti, deve girarsi, Benetti, tunnel su Dalla Villa, attenzione Benetti, ritorna su di lei Dalla Villa, transizione, 3 contro 1, attenzione Marco, Martin, Turetta sporca il pallone di tacco, Ortega, Ortega! Che grande occasione per lo Statte, Marco, 3 contro 1, il pallone è finito a Ortega, puntata alta, forse si poteva far meglio qua. C'era stato qualche secondo in cui sembrava quasi che le squadre stessero iniziando a risparmiarsi in vista di eventuali tiri di rigore, invece Ortega ha dimostrato che lo Statte vuole vincerla questa partita, ma credo che le Lupe risponderanno per le rime, qui rischia il fallo Nicoletti, è davvero difficile comunque contenere Rebbe, specialmente su questo movimento da pivot, si appoggia sulle difensori del Real Statte e davvero le mette in grande difficoltà. Attenzione Ortega va via, gli esce addosso Salinetti, copre lo specchio della porta, si salvano ancora le Lupe, preme lo Statte, rientra Capitan Canaglia, esce Giorgia Benetti, Dalla Villa, Bea Martin, destro di Bea Martin, attenzione Salinetti in due tempi, fa su il pallone, poi rilancia verso la terra di nessuno, come si dice in gergo tennistico. Nicoletti alla rimessa laterale, Dalla Villa, Patri Jornet, numero di tacco, ma Turetta le sporca il pallone, attenzione Perez Pereira, Canaglia, va via Dalla Villa, non c'è fallo secondo gli arbitri, rimessa laterale per lo Statte, 1.45 da giocare, 3-3, Bea Martin, attenzione rischia il dribbling, brava Bea Martin, giocata ad alto coefficiente di difficoltà, ma poi sbaglia lo Statte, attenzione Canaglia, torna su di lei ancora Bea Martin, rimessa laterale per le Lupe, 1.30 da giocare. A 3, 1.26, si profila un altro esito dal dischetto,
Canaglia, Perez Pereira, Turetta, Canaglia, non riesce a mettere giù il pallone. Ora subentra anche il fattore stanchezza. Attenzione Nicoletti, prova ad andare via su Turetta. Niente da fare, si può giocare. Rebe, sporca il pallone dalla Villa. 1:07. Imposta Perez Pereira. Pernazza, ultimo minuto di gioco, ricorda lo speaker. Attenzione, attenzione Perez Pereira! 4-3 per le Lupe, 56 secondi dalla fine, il pallone per Rebe in posizione di pivot, lo Stato è riuscito in qualche modo a farlo uscire, ma il pallone è finito dalle parti di Perez Pereira, puntata secca all'angolino, niente da fare, tutti aspettavano Rebe, ma qui due gol di Perez Pereira, è uscita fuori forse la spagnola meno aspettata tra le due. Eh sì, lo scorso anno avevano trascinato l'acquedotto fino alla semifinale di Coppa, quest'anno si sono messi in società quasi e hanno trovato due gol per parte, anzi due gol ha trovati Perez Pereira perché ha segnato anche Benetti, ma una doppietta che adesso potrebbe risultare decisiva. Vediamo ora questi ultimi 50 secondi, prova Salinetti dalla propria porta, state inevitabilmente col portiere di movimento, vediamo cosa accadrà in questi ultimi 43 secondi appassionanti. Eh sì, è entrata Martin con la maglia verde del portiere di movimento, è proprio lei ad impostare. Ortega, Martin, Nicoletti, Nicoletti, destro secco, pallone sul sostegno della porta, difesa da Salinetti, si gioca col cronometro, poco più di 30 secondi, pallone per Benetti, non riesce a metterlo giù. Forse una delle ultime azioni offensive per lo Statte, che imposta con Dallavilla. Bea Martin, 22 secondi. Bea Martin, Ortega, Bea Martin, 16 secondi. Ortega, Bea Martin, non trova spazi lo Statte. Patrick Jornet, 10 secondi. Bea Martin, Nicoletti, Nicoletti al centro, il pallone esce, 6 secondi. Possesso per le Inebria Lupe, attenzione, le detentrici in grandissima difficoltà, sotto di un gol, 6 secondi da giocare, si fa durissima per lo Statte, pallone per Rebbe, lo tiene lì, Rebbe lo protegge, prova a soffiarglielo Ortega, passa il tempo, 2 secondi, 0 secondi, le Inebria Lupe battono 4-3 lo Statte, sono in semifinale di Coppa Italia, dove domani alle 14.30 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara affronteranno la Lazio. Deve subito cedere il suo scettro l'Italcavere a Statte di Toni Marzella. Grande delusione dipinto sul volto delle ragazze in rosso-blu. Ci hanno provato fino all'ultimo. La doppietta di una grande Patrick Jornet era riuscita a rimettere in equilibrio l'incontro, ma è stata Perez Pereira con un gol a 56 secondi dalla fine, una puntata all'angolino a regalare vittoria e qualificazione alle Inebria Lupe, che ci hanno creduto fino in fondo, hanno attaccato, non si sono accontentate, non hanno speculato cercando la soluzione ai rigori, hanno provato a vincere, come dicevamo con Marco Calabresi, tra tutte le spagnole in campo è uscita fuori forse quella meno attesa, Maria Perez Pereira, che aveva portato in vantaggio le Inebria Lupe nel secondo tempo con un gol sugli sviluppi di una punizione e poi ha chiuso anche lo score, un 4-3 che consegna alle Inebria Lupe una qualificazione meritata in semifinale. Lo ripetiamo, domani alle ore 14.30 la semifinale contro la SS Lazio, che ha avuto la meglio ai rigori sul kick off dopo l'1-1 dei